Buongiorno, buon campionato. Grazie, grazie. In una battuta, secondo lei che cos'è il calcio? Ma dovrebbe essere un sport meraviglioso in tutti i sensi, c'è tanta passione, delle volte si sconfina in altre cose, però è sempre tanto bello. Bersellini, permette, buon campionato, ah, soltanto per dire questo. Una battuta, che cos'è il calcio per lei? Buon campionato a voi. Del campionato che ripropone i suoi mille volti e gli umori contrastanti dei protagonisti. Da queste parti ridimensiona i sogni di grandezza di un'antica nobile fiorentina decaduta, come esalta la speranza dei ceti emergenti che aspirano finalmente a ruoli e posizioni di prestigio. La salvezza per l'Avellino non è un punto di arrivo ma di partenza e mostra subito la consistenza dei suoi programmi con un beniamino di fresco arruolato, Tovalieri, ex romanista. Il gol non è valido ma lo spettacolo è appena cominciato. Alle prime non si dovrebbe mai arrivare in ritardo, ma Walter Schachner con Pupo e moglie non si perde niente. Il tempo di sistemarsi in tribuna e Dirceu vi dimostra che il samba è meglio del valzer. Il concerto è bellissimo e l'assolo dell'argentino Diaz fa il paio perfetto con quello di Dirceu. Che sintonia, ragazzi! La Fiorentina trova il pareggio ma non l'assetto ideale, l'attacco vive di individualità, il centrocampo è alquanto sfilacciato, il ritmo è blando. Prevale soltanto la buona volontà, ma quella, ragazzi, non difetta nemmeno ai biancoverdi, che in più hanno fortezza atletica, schemi di gioco e Oseghi Mares e Dirceu, detto dinamite. Ne sa qualcosa Landucci, solo contro tutti. Dirceu non ha ancora molto fiato, ma di sicuro non gli manca la forza, sicché alla fine vince il suo duello personale con il fiorentino, marcando la prima doppietta del campionato. José Dirceu, grande protagonista della partita, arriva in 4 giorni senza preparazione e mette dentro 2 grandissimi gol. Ma chi sei, Mandrake? No, è importante che l'Avellino ha conseguito una bella vittoria per cominciare il campionato molto buono. La Fiorentina ha avanzato moltissimo nella sua vittoria, ha avuto fortuna in 2 punizioni, 2 gol. Questo è buono. Landucci sembrava avesse un fatto personale con i 2 sinistri. Ha avuto fortuna e è mandato dentro. Questo è importante, che per me è stato 3 mesi fermo. Senza la fiducia di nessuna squadra, l'Avellino mi ha dato fiducia e spero ricompensare in gol. Schachner, sei arrivato appena in tempo per goderti lo spettacolo. Qui si vince pure senza di te, preoccupante? Sì, molto, perché non so perché sono venuto qua e vincono anche senza di me. No, scherzo a parte, volevo dire, la squadra ha giocato molto bene, non mi aspettavo un Avellino così forte oggi. Con una squadra, perché Fiorentina, una squadra molto forte, lotta sicuramente per un posto in Coppa UEFA. E Avellino ha avuto anche più occasioni della Fiorentina. Anche la Fiorentina c'ha un handicap. Ci sarà sicuramente anche questo, perché a un certo punto avevamo anche la gara diciamo in pugno per ottenere un risultato utile e non l'abbiamo fatto, quindi vuol dire cosa vuole? Star lì a recriminare dopo non conta niente, bisogna stare molto attenti durante la gara, durante la partecipazione di tutti, però vorrei anche dire che regalare un uomo come il nostro marcatore all'Avellino non ci ha molto agevolato.